Ci troviamo in compagnia di Marco Vergini, che ha avuto una bruttissima esperienza. Eri a passeggio con i tuoi due cani, due Jack Russell, nei pressi della pineta dell'area SIC qui di Vasto Marina, provenendo dalla spiaggia. Raccontaci cosa è successo. Buongiorno, innanzitutto. Praticamente stavo facendo la passeggiata con i miei due Jack Russell e mia moglie. E a un certo punto cominciamo a intraprendere la stradina che ci portava sulla pista ciclabile. A un certo punto è spuntato un maschio, sarà stato un centinaio di chili, ma ha preso e attaccato i cagnolini. Io, per non far attaccare mia moglie i cagnolini, mi sono messo di mezzo. Come è arrivato, ho riuscito a dargli una bella botta sotto il muso. Avendo la botta sotto il muso, sono riuscito a farlo scappare, però me la sono vista veramente brutta quel giorno. Cioè, fosse stato un bambino o una donna, secondo me non andava a finire così. Ecco, facciamo un appello affinché qualcuno intervenga, perché qui in questa zona a ridosso della pista ciclabile tutto l'anno ci sono presenze di cinghiali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Però in questo caso l'episodio è successo in pieno giorno, intorno a mezzogiorno. Sì, ma io premetto che sono un animalista, cioè amo gli animali, avevo un'associazione, il ROA eccetera, di guardie zoofile, vigilanza ambientale. Però tra la tutela delle persone e eventuali tutela del cinghiale, bisogna secondo me dare precedenza alle persone, secondo me, a parer mio. Ecco, sarebbe il caso insomma di intervenire qui, certo, proprio in questa zona, magari con un telecontrollo. Certo, sarebbe, e anche prima che arrivano i turisti, perché poi non so come va a finire. Io non auguro niente di male, però meglio prevenire che poi curare, quello è il discorso.